Il Consiglio Comunale di Augusta ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 con il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle a fronte di una quasi totale assenza dei rappresentanti degli altri gruppi presenti in Consiglio Comunale. Di fronte ad un atto amministrativo di tale importanza, infatti, erano solo in quattro i rappresentanti delle altre forze politiche. Prosegue quindi l'azione amministrativa del sindaco di Augusta Cettina Di Pietro, volta all'allineamento dei bilanci all'anno corrente, con conseguente normalizzazione della vita economica dell'ente, che se oggi può spendere solo per limitatissime situazioni urgenti previste dalla legge, con la normalizzazione dei bilanci, finalmente potrà invece iniziare a dare concreta attuazione alle diverse progettualità che sono già pronte per la città. Ci fa piacere constatare, afferma il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, che rispetto a diversi altri comuni che hanno avviato la procedura di dissesto economico-finanziario in tempi similari a quelli di Augusta, la nostra azione, seppur complessa, sta procedendo celermente. Anche il direttivo della Camera del Lavoro CGIL di Augusta, che si è riunito nei giorni scorsi, con all'ordine del giorno la discussione sulla tanto contestata ordinanza del prefetto di Siracusa del 9 maggio scorso, che vieta assembramenti davanti o vicino ai cancelli delle raffinerie della zona industriale di Priolo, si allinea con la segreteria provinciale della CGIL di Siracusa e con il segretario Roberto Alosi. Il sindacato infatti auspica una risoluzione equilibrata della vicenda che vada incontro alle esigenze di ordine pubblico senza però privare i lavoratori del diritto di riunirsi per protestare verso le aziende quando queste ledono i loro diritti. Chiudere via Garibaldi e Allentini al giorno d'oggi si rivelerebbe nella pratica una lenta e inesorabile condanna all'eutanasia dell'intero centro storico di Lentini, piazza compresa, con relativo e definitivo spopolamento anche di chi ci è ancora rimasto. Una prova ne sia già l'aver dovuto togliere la possibilità di passare da via Garibaldi ai bus di città per servire il centro storico a causa del madornale errore di volere ripavimentare questa via per il solo passeggio pedonale, tagliando così fuori tutte le persone prive di automezzi propri di quella zona dalla mobilità cittadina. Anche questo è un segno dell'incapacità amministrativa di chi governa Lentini. Oggi vi proponiamo un appello lanciato da un disabile di Carlentini che, oltre ad avere perso la vista, è costretto a vivere sulla sedia a rotelle per l'amputazione di una gamba. Si tratta di Giuseppe Narcisi, che tempo fa aveva presentato una richiesta alla Regione Sicilia per il suo inserimento nell'elenco dei soggetti gravissimi, ma questa richiesta è stata bocciata dalla Commissione Sanitaria del Distretto dell'ASP di Lentini. Perché, come si legge nella certificazione del 15 maggio 2019, non viene riconosciuto come disabile gravissimo. Il signor Narcisi, in pratica, avrebbe richiesto alla Regione Sicilia la possibilità di usufruire dei benefici della legge che consente ai disabili gravissimi l'assistenza domiciliare di personale specializzato, considerato che fino ad oggi tutto il peso gravita sulle spalle della moglie, che tra l'altro non riesce più a fronteggiare da sola questa situazione. A questo punto il signor Narcisi non ha esitato a richiedere il nostro intervento per riaccendere i riflettori sul suo caso e quindi per rivendicare un diritto che gli è stato negato. Mio nome è Narcisi Giuseppe. Sono una persona di 63 anni e da parecchi anni sono ridotto in questo stato. Purtroppo la mia situazione è portata all'esasperazione, come se io costantemente mi trovassi a sbattere contro un muro di gomma. Il muro di gomma sarebbe rappresentato da determinati medici che fanno parte di commissioni, di pari controllo e tutto. Stringo un pochettino sulla situazione. Io, essendo disabile,
mi ritengo anche bravissima perché oltre ad avere un 100%, viste le mie condizioni fisiche, perché io ho ricevuto diversissimi interventi chirurgici a cuore aperto, alle carotidi, dopo 3 mesi che mi hanno fatto 3 bypass coronari, 2 si sono tappati e sono ritornato di nuovo in sala operatoria, ho un'incontinenza urinaria, ho un enfisema polmonare, ho subito l'amputazione di questa gamba perché attualmente ho una cattiva circolazione e quest'altra gamba, grazie a una terapia di qualche terapista brava in gamba, che davvero alle volte si trovano persone che fanno il loro mestiere con dovizia propria e con dovere. Da 3 anni questa gamba ancora c'è perché avevano dato 8 mesi di tempo e la dovevano tagliare pure. Grazie alla terapia finora c'è. E speriamo che duri. Avevo fatto domanda perché c'era un bando di gara dalla regione per avere un aiuto in più perché io, essendo diventato cieco totale assoluto, cieco totale assoluto, io non riesco a distinguere la notte dal giorno, non riesco a vedere una leggera luce, assolutamente niente. Quindi ho bisogno dell'assistenza 24 ore su 24 ore. Questa assistenza naturalmente me la dà poveretta mia moglie, ma è una donna di quasi 60 anni, di 45 kg, non riesco neanche ad alzarmi e mi devo fare aiutare da chiunque. Comunque avevo fatto queste domande, nonostante nel bando di concorso fosse esplicitamente messo il fatto che essendo cieco totale io sarei stato dichiarato disabile gravissimo, ma questo oltre a tutte le altre disabilità, stiamo attenti, oltre a tutte le altre disabilità. Ebbene, mi è arrivato il verbale, la sua persona non è stata ritenuta disabile gravissimo. Stiamo parlando Con della quale regione. tipo della Stiamo regione? parlando della Sì, regione. il bando della regione. Con quale tipo di criterio 2 medici che vengono fino a casa, che do un paio di documenti così, tutti i documenti ospedalieri, che ho ricevuto tutto, di varie commissioni mediche, quelle che mi hanno riconosciuto la cecità e tutto, con quale criterio hanno stabilito che io non sono un disabile gravissimo? Forse l'unica cosa che ancora mi è rimasta intatta e l'intelletto, anche se al 90%, lo dico anch'io e lo ammetto che alle volte mi dimentico le cose, o forse sono un po' ripetitivo nelle cose, sarà forse l'età, non lo so, ma l'intelletto penso che ancora io ce l'abbia, non sono scemo. Come qualche medico mi ha detto, ma lei però ragiona bene. Eh sì, ma là non c'è nessun certificato che dice che io sono scemo, le mie disabilità sono altre, non dell'intelletto, perché ho dovuto lottare anche con questo. E va bene, pazienza, io spero che ci sia un pochettino di giustizia. Spero che ci sia un pochettino di giustizia. E io mangio come gli animali. Mia moglie mi prepara il piatto. Io devo mangiare con le mani. Scusatemi. Scusi di Spero. sbagliare, scusi di sbagliare. Spero che ci sia un po' di giustizia, almeno che sia rimasto un po' di giustizia in questa nostra nazione e che nessuno si dimentichi di noi.